Ciao a tutti, sono Marta Suvi, benvenuti in un nuovo video e oggi un argomento complicato che vorrei trattare principalmente per una parte circoscritta, ovvero vorrei parlarvi per quanto riguarda Zero Calcare e la sua scelta di non andare a Lucca Comics. Vorrei parlarvi quindi dell'argomento del boicottaggio, del ruolo dell'influencer inteso in una maniera molto molto ampia per quanto riguarda la società contemporanea, ma vorrei parlarvi anche per i miei due cent che so per quanto riguarda Zero Calcare, perché nelle ricostruzioni sentite in giro, onestamente secondo me mancavano di piccoli tasselli che parlano proprio di qualcosa che forse chi non è di Roma non conosce. Ecco. Questo video non ha l'obiettivo di dire questa persona è giusta, torto, e io non vi parlerò, non vi darò una risposta per dire chi ti fare, tra mille virgolette. Ho ovviamente una mia opinione, ma non sono abbastanza credibile né ho abbastanza competenze a livello proprio materiale per farvi qui un trattato di geopolitica. Ho una mia idea, ovviamente chiarissima, a favore di tutti i civili e contro qualsiasi violazione del diritto umano, e i miei canali sono semplicemente un veicolo per diffondere informazioni ultimamente per quanto riguarda ONG come UNICEF e soprattutto Medici Senza Frontiere e l'UNHCR, ovvero l'organo ONU per i rifugiati. Non ho le competenze né la credibilità e sono anche molto cosciente che il mio personaggio arriva con un certo carico di simpatie e antipatie da altre persone, ma anche con limiti magari semplicemente per quanto riguarda la comunicazione. E in questo argomento così delicato ho molto a cuore determinati messaggi a favore dei diritti umani e ho paura che qualsiasi mia interpretazione o discorso potrebbe essere malinterpretato per mia lacuna o per incapacità oppure per magari non simpatia che gli altri hanno verso di me, e quindi questo potrebbe essere un problema per quanto riguarda un argomento invece delicatissimo che purtroppo sta spezzando tante vite. Negli ultimi giorni ci sono state oltre 7.000 persone che hanno perso la vita, oltre 3.000 di bambini, e semplicemente per farvi un parallelo, l'11 settembre tra Torri Gemelle e per quanto riguarda il Pentagono ci sono state quasi 3.000 vittime. Quello ovviamente è qualcosa di terribile che ancora oggi ricordiamo come un evento epocale per quanto riguarda la perdita di vite umane, e sapere che in pochi giorni le vittime sono state più del doppio mi fa capire proprio materialmente quanto è terribile questa cosa. Recentemente è stato colpito due volte un campo rifugiati, e un campo rifugiati, se non lo sapete, sono dei capannoni, delle tende, ecco, dove accolgono persone che hanno perso la vita, hanno perso tutto. La vita noi la consideriamo avere una casa, avere magari dei parenti, e quello è la nostra vita. Se non hai più una casa, non hai più la possibilità di rifarti una vita, e magari rimani solo, perdi la tua famiglia, e molto spesso tenti di trovare come punto di stallo un campo di rifugiati, sperando che magari la situazione possa diventare più calma, più fruttuosa, per poi ricostruirti una vita. E sapere che per due volte sono state puntate queste persone che avevano già perso tutto e l'unica cosa che gli era rimasta era proprio la vita, il loro corpo, mi ha letteralmente distrutta. E quindi vi consiglio di informarvi, io vi consiglio ovviamente Amnesty International, Medici Senza Frontiere, l'UNICEF e l'ONU, e trovo anche molto utile per capire il contesto l'account Karem from Haifa. Essere a favore dei diritti umani non è una fazione, dovrebbe essere civiltà di base che ci mette tutti d'accordo. Io mi occupo di cinema, non ho nessuna credibilità né merito per potervi parlare di storia o geopolitica. Vorrei però parlarvi per quanto riguarda la mia esperienza nel contesto dell'essere influencer e diventare per forza di cose anche un soggetto politico e anche veicolo di idee politiche, volendo o meno. E avendo una mia esperienza simile quanto riguarda questa cosa, non paragonabile alla grandezza e tutto, per quanto riguarda Zero Calcare volevo parlarne, ma soprattutto volevo parlarne per quanto riguarda, diciamo, il passato di Zero Calcare, nulla di losco, ma semplicemente per contestualizzare un certo tipo di posizionamento e scelta che chi magari non è di Roma potrebbe non sapere abbastanza. Quindi questo sarà un video dove principalmente parleremo delle scelte degli influencer e come ogni scelta sia inevitabilmente politica. Vi farò dei miei esempi, ma sicuramente ci saranno tanti altri esempi che voi avrete in mente, avete visto, diffuso, cose di questo tipo, e trovo un po'
ingenua, ecco, pensare che più si vada avanti, meno ci si possa accorgere di determinate cose, e inevitabilmente le scelte sono divisive, soprattutto le scelte politiche. Tutto è politica e vi posso assicurare che anche la scelta più, diciamo, neutra, come per esempio una scelta normale, parola che vuol dire tutto e niente, di, che ne so, inserire, non lo so, una coppia gay all'interno di un film, cose così, può essere una scelta fortemente divisiva. Parliamo principalmente di questo e spero, insomma, che questo video sia tranquillo. Quindi, prima di iniziare, se vi va di supportare il mio canale, magari il modo in cui voi potete esprimere un'idea potrebbe non corrispondere alla mia, e io per esempio potrei avere un backlash, potrei essere criticata per delle cose come sono state espresse nei commenti, che magari non è il modo in cui le esprimerei io. So che è complicato, però questo è esattamente l'argomento del video, purtroppo, dove ogni cosa diventa politica, anche semplicemente lasciare un commento anziché cancellarlo. E magari non l'hai visto, l'hai lasciato lì per altre situazioni, però te becchi la monnezza, te becchi una shitstorm per magari una settimana proprio per via di quel commento. Quindi sarà complicato. Situazione tostina. Prima di iniziare, se vi va di supportare il mio canale, grazie mille davvero, è super un'introduzione immensa per quanto riguarda questo video e spero, insomma, davvero di avere un dialogo con voi per quanto riguarda questo argomento. Poi io credo che sia abbastanza ovvio che tutti noi siamo contro la violenza, quindi, e onestamente mi vergogno per quanto riguarda la risoluzione ONU, dove l'Italia poteva fare qualcosa per fermare una violenza ed è rimasta lì a non fare niente. Ma quello che fanno i governi non sempre rappresenta quello che sono le persone, e ne parlerà anche Zero Calcare di questa. Facciamo un discorso: Zero Calcare pubblica queste storie a ridosso del Lucca Comics. Lucca Comics ha avuto un'uscita, insomma, così c'è scritto sotto, Israele, per quanto riguarda il Lucca Comics, a quanto pare una tradizione per quanto riguarda gli artisti che disegnano una cosa. Diciamo, negli ultimi giorni, ovviamente, la posizione per quanto riguarda questa tematica, che è sempre stata molto molto, diciamo, polarizzante, lui è diventata molto di più. C'entra direttamente la politica con questa cosa? No, ma tutto è politica. Se io vado a fare le vacanze a Dubai, dove non sono rispettati i diritti umani, dove se io bevo un bicchiere di qualcosa di alcolico e poi vengo stupro, io vado in galera. E quindi io sto facendo un atto politico, semplicemente andando là, perché sto supportando quel sistema economico. Se io dovessi andare in un posto dove ci sono ancora oggi, che ne so, questo ristorante dove i bambini servono ai tavoli ma sono schiavi, io starei supportando questo sistema. Magari non sono d'accordo, però sto aiutando, oliando i meccanismi economici di quel ristorante. All'epoca di internet tutto è politica, e tristemente, ve lo dico anche in maniera molto triste perché ritengo che sia ingiusto, gli influencer, inteso come persone molto note, vengono scambiati per politici. E secondo me questa è una cosa estremamente sbagliata, perché nessuno famoso che non si occupa di politica dovrebbe avere il peso di essere un organo politico o un rappresentante politico. C'è proprio per questo una categoria a sé stante, isolata, che è proprio quella di fare il politico e occuparti proprio di questo. Che quindi hai un rientro economico, in modo che tu non devi, che ne so, fare la collaborazione con quella cosa che potrebbe essere divisiva, come per esempio fare una collaborazione con un super alcolico. Già quella è una cosa divisiva. Persone che magari ti criticheranno per il monopolio dello Stato, oppure ancora ti criticheranno perché è un messaggio diseducativo se tu sei seguita anche da persone che sono minorenni, ti parleranno delle dipendenze e di tutte queste cose. È divisivo. Ovviamente ancora più divisivo magari collaborare o con qualcosa del gioco d'azzardo. Ma tante cose sono divisive al giorno d'oggi. Io vi posso raccontare la mia esperienza. Io anni fa, per esempio, facevo video haul in cui vi facevo vedere quello che mi arrivava dai siti cinesi come Shein, prima ancora che esplodesse. Adesso è diventato, diciamo, nazionale popolare, ma all'epoca, quando lo facevo io, non era così. Ci scriveva, ci mandava un tot di soldi che potevamo prendere cose gratis, e io le spacchettavo con voi dicendo che la maggior parte delle cose costavano poco, ma valevano ancora meno, puzzavano, il materiale era orribile, eccetera, eccetera. Come sapete, io ho sempre parlato di argomenti per quanto riguarda contro la discriminazione, contro il colonialismo e a favore dei diritti delle donne. Questo atto di spacchettare questi vestiti con voi, mi ha creato tanti problemi per quanto riguarda i miei ideali e la mia credibilità. Molte persone nei gruppi privati, per quanto riguarda il femminismo, stiamo parlando negli anni, diciamo, d'oro, di social justice warrior, diciamo così, così venivano chiamati. Le persone mi
non le persone, molte donne e femministe mi criticavano molto, sia in maniera, diciamo, per darmi uno spunto, e sia in maniera senza darmi nessuna possibilità di come si può dire, di rifarmi, ecco, per quanto riguarda. Sono stata accusata di non essere una vera femminista perché spacchettando questi vestiti e dicendovi che molti non valevano la pena e quelli più buoni io la maggior parte o li usavo e ce l'ho ancora oggi, oppure ancora li davo per esempio a una famiglia che stavamo aiutando che avevano una grande difficoltà economica, quindi andavano in beneficenza, si può dire, a qualcuno ne aveva bisogno. Nonostante ciò io non ero una femminista perché spacchettavo queste cose, ero una persona a favore dello schiavismo e quindi ero da cancellare, non ero da supportare. Perché aprivo questi pacchi di Shein, dichiaravo tutto, roba così, quindi super trasparenza. Però facevo queste cose, l'atto di mostrare questi vestiti veniva percepito come un atto di sponsorizzazione e di endorsement a questo meccanismo, ovvero il meccanismo della fast fashion. La fast fashion è un meccanismo che inquina, sfrutta le persone, soprattutto per quanto riguarda quello chiamato terzo mondo, quindi la maggior parte delle lavoratrici sono donne in condizioni di lavoro precarie per la salute, tanti orari, sottopagate, eccetera eccetera. È una questione molto complicata, è una questione molto complicata dove è un po' come caporalato. Se tu hai solamente quello, quello in parte è la tua salvezza per avere uno stipendio, ma allo stesso tempo è anche una cosa ingiusta che sta avvenendo dove tu dovresti avere più diritti e dovresti avere una paga dignitosa. Ovviamente poi c'è tutta la questione ambientale, la parte etica, eccetera, eccetera. Nonostante il mio approccio fosse, diciamo, il più etico possibile, quindi tentare di indossare quello che avevo fino a che non si rovinava, tentare di non comprare cose e tentare di dare le cose che io ritenevo buone a persone che ne avevano bisogno, non era abbastanza per la mia purezza morale, diciamo così. Le persone volevano qualcosa di più da me. E non perché il problema fossi io. Il problema era anche quando lo facevano gli altri. Se, che ne so, una beauty guru nell'epoca del boom del make-up utilizzava un brand come per esempio Jeffree Star, che è un uomo che si identifica come un uomo, che ha detto la N-word, ha fatto tante cose contro le donne, eccetera, eccetera, veniva fortemente criticata e accorpata a quegli ideali. Idem per quanto riguarda James Charles, che ha ammesso di essere un addestratore di minorenni. Tutte queste cose. Quindi l'ambito è differente. Stiamo parlando sempre di influencer, inteso nel largo giro, e questo in minima parte l'abbiamo visto anche per esempio con Chiara Ferragni. Se Chiara Ferragni mi sembra che ha sponsorizzato delle fettine panate aia, quindi carne, è stata criticata per questa cosa, perché stava indossando tutta questa versione. Allora, è giusto questo tipo di approccio? Io vi dico, secondo me è giusto un approccio propositivo, non un approccio distruttivo nello sminuire la persona e togliergli la credibilità. Ognuno avrà inevitabilmente un punto di rottura con il proprio pubblico in cui gli ideali non collimano. Io quando vi parlo di Polanski, vi parlo della mia idea di non supportare i suoi film, ci saranno persone che non sono d'accordo e molto spesso trovo persone fortemente aggressive nei miei confronti quando parlo della mia idea di non supportare i suoi film, nonostante ogni volta dico io non ho niente contro chi lo fa. Per me questa cosa è sbagliata, per la mia vita. Non mi sognerei mai di andare oltre il mio spazio. Imporre il proprio livello morale, secondo me, è una cosa sbagliata che molto spesso tiene una cosa negativa, dove la gente dice io magari non lo mostro, ma faccio lo stesso questa cosa. Oppure ancora c'è proprio una chiusura totale. Una cosa propositiva nella riflessione, nel creare, la voglia di creare magari un discorso collettivo su questa cosa, secondo me è invece sempre una cosa positiva. All'interno di questo contesto entra la questione di grandissimi influencer, quelli polarizzanti come Zero Calcare e Chiara Ferragni. Tempo fa, quando c'è stato l'incendio in Sicilia, Chiara Ferragni è stata accusata di non fare abbastanza perché semplicemente ha pubblicato una foto, mentre non si dovevano pubblicare le foto durante gli incendi, o doveva aiutare. Ma Chiara Ferragni non è l'organizzazione della protezione civile, non è un governo. Chiara Ferragni è un'imprenditrice che fa durante queste cose, che potere ha? Non è giusto darle questo ruolo, perché dovrebbe pensarci l'organo governativo a queste cose, alla comunicazione di queste cose e a risolverle. Il fatto che lei sia ricca non è che è Batman che arriva lì e ci deve salvare. Mi sono presa lo schifo anche quel coso, però vabbè. E sono molto convinta anche che gli influencer non debbano essere allo stesso livello di coerenza e moralità richiesta a un politico, perché per forza di cose già semplicemente sponsorizzare è una roba abbastanza capitalista, ecco. E quindi
un politico secondo me non si dovrebbe mettere a fare pubblicità, cose del genere, perché ha un dignitosissimo stipendio proprio per evitare che si occupi di altro e che quindi possa fare delle scelte che potrebbero, diciamo, minare la credibilità che ha nel suo ruolo neutro, che teoricamente dovrebbe rappresentare l'interesse di tutti i cittadini, non solo quelli italiani, ma proprio in generale. Quindi già se, che ne so, un politico, una persona che ha anche un ruolo politico, si mettesse a sponsorizzare, che ne so, l'Adidas, che sappiamo com'è nata, potrebbe essere polarizzante, potrebbe essere un problema. Oppure la Volkswagen, ecco, se volete, oppure la Fanta, cercate come sono nati questi brand e insomma capirete, personcine vestite di nero nella seconda guerra mondiale. All'interno di questo contesto ci sono poi personaggi che sono strettamente politici, dei personaggi che sono anche personaggi attivisti. Diciamo chiaramente, fare l'attivista, anche se si tratta di un'attrice di Hollywood, non conviene. Brie Larson ci ha avuto la carriera rovinata da quando ha iniziato a parlare di femminismo e ha fatto film Capitan Marvel, che era brutto. Ma tutte le attrici che hanno iniziato a parlare di femminismo, diritti, eccetera, eccetera, a parte Angelina Jolie, santa in croce, tanto cielo, divinità assoluta, molte sono state pesantemente attaccate o prese di mira dalla comunità online che bombarda di recensioni negative qualsiasi sia il loro nuovo film, eccetera, eccetera. Oggettivamente, io vi posso dire la mia esperienza, non conviene, cioè io non c'è anche ci guadagno di più a parlare di queste cose, posso avere più visualizzazioni, ma la maggior parte del feedback è sì positivo perché la mia nicchia è interessata a queste cose, ma appena questi video escono fuori dal mio followers, da voi che mi seguite, quindi arrivano a persone nuove, molto spesso sono persone che mi insultano e basta. Cioè ogni volta che io parlo, per esempio, di Polanski e cose così, ci sono persone che mi insultano e perdo followers. Non è una cosa popolare, cioè all'interno di bolle piccole che sono le persone che ti seguono e ti supportano, che molto spesso hanno i tuoi stessi, tuo stesso baricentro ideologico, morale, è una cosa positiva. Ma appena esci fuori da tutto ciò, non lo è. Pensate a, che ne so, delle attiviste, io dico un nome ombrello, ecco, che nel loro following hanno persone che le sostengono, uscite da quel following ci sono molte persone che non concordano con loro. Per esempio, vi prendo un nome, Maria Sofia. Io non concordo su tantissime cose di Maria Sofia, ma le persone che la seguono sono d'accordo con lei. Appena un suo contenuto, un suo video, un suo post esce fuori da persone che concordano con lei, quindi da essere assecondata e quindi un'apparente vittoria, ha delle critiche molto pesanti da parte di persone che non condividono con lei. Quindi essere, diciamo, attivisti polarizza, ma anche essere semplicemente anche contro attivisti polarizza. Essere, per esempio, antifemministi, ovviamente polarizza, ci sarà una parte che non sarà d'accordo con te e una parte che invece ti sosterrà proprio per questo. Forse è molto più, diciamo, conveniente rispetto all'altra parte, vi dico la verità, a livello di numeri in genere è molto più probabile che tu abbia consensi abbracciando quella parte anziché abbracciando qualcosa che sia, che rivendichi diritti non nostalgici, diciamo, nel ventennio, ma semplicemente non proprio sul tradizionalismo stretto. Ecco. All'interno di questo contesto, quindi, oltre degli influencer, c'è anche un tipo di personaggio che è strettamente politico, ovvero Zero Calcare. Zero Calcare, oltre all'ultima serie, oltre al fumetto Kobane, non è solamente quello. E capisco che chi non è di Roma forse non ha idea di quanto Zero Calcare lavori e utilizzi non solo la sua fama, ma anche l'affetto e la credibilità che si è costruito in questi anni per tentare di dare spazio a determinate iniziative a cui tiene. Su questo argomento io sono molto d'accordo con il video, per esempio, di Alessandro Masala di Breaking Italy, che ha parlato di questa cosa e sono esattamente d'accordo. Zero Calcare nasce come un personaggio fortemente politico nel contesto, ma nasce in un contesto fortemente di sinistra, per quanto questa parola voglia dire tutto e niente in questo contesto. Nasce nel contesto del Forte Prenestino. La voce agli inizi della bravura di Zero Calcare è nata tramite un passaparola, tramite proprio in questi ambienti politici, femministi, inclusivi. Inizialmente Zero Calcare aveva un blog in cui pubblicava una volta alla settimana, quando faceva ancora le ripetizioni di francese, e pubblicava lì ed era un evento.
all'epoca. Poi man mano c'è stato un grande passaparola e quindi prima molla il lavoro come ripetizioni, poi scrive il primo libro, ma tutto nasce da questo e anche dopo, successivamente, anche quando arriva Netflix, il successo, per Roma voi a volte se camminate vedete dei manifesti che si vede che sono disegnati da zero calcare, non c'è il suo nome, quindi non è che si sta lì a piazzare il nome tipo per fare la star, ma l'affetto che la gente, la riconoscibilità che si è ottenuto, si è guadagnato grazie al suo lavoro negli anni, lo mette a disposizione magari a volte di cortei, quindi di attività politiche dove semplicemente il fatto che sia zero calcare ti colpisce l'attenzione di quella protesta, di quell'evento, di quella manifestazione e hai già un tipo di tranquillità, ecco, su quale tipo di posizionamento politico sarà quella cosa. Gli dà un'identità. Questo non è scontato ora oggettivamente. Una persona in genere siamo abituati a quelle storie che dopo che arriva il successo, chiamiamolo così, di qualsiasi tipo, si dimenticano degli amici e cose così. E è sempre più difficile esporsi a livello politico perché è molto complicato non essere fraintesi, ma anche molto complicato esporsi soprattutto in situazioni che potrebbero cambiare di giorno in giorno, ecco, per quanto riguarda tante cose. Nessuno è obbligato a esporsi, chiariamoci. Io sono sempre più convinta che se qualcuno non ha la capacità o la preparazione su qualcosa, meglio stasse zitti. Cioè, se tu non sai niente del femminismo, non è che devi parlare del femminismo. Io non so niente di questa questione, ho le informazioni, nessun passo extra per essere esperta o per diventare un tramite di informazioni. Non ho quel livello abbastanza e la questione è talmente importante e io la ritengo abbastanza importante tanto da meritarvi di meglio e deve avere un microfono differente, più competente e io non sono abbastanza per questa situazione. Mille preamboli ancora adesso. Quindi Zero Calcare ha sempre avuto una forte identità politica prima, dopo e durante. Meravigliarsi è che ora Zero Calcare prenda una posizione politica vuol dire non conosce abbastanza il personaggio. Esistono personaggi neutri dal punto di vista di idee politiche, ma esistono anche personaggi che invece sono grandi fautori di queste idee e tentano di dare il meglio dello spotlight che hanno avuto proprio per indirizzare su queste tematiche. Come per esempio un'altra persona è Fumetti Brutti. Mi stupirei se Fumetti Brutti, che ne so, prendesse una posizione, se ci fosse il patrocinio di un personaggio fortemente transfobico? No, che non mi stupirei. Esattamente in linea con quello che ha sempre non combattuto, non vorrei utilizzare parole negative, ma semplicemente con cui ha sempre tenuto a cuore, diciamo, determinate tematiche. Perché è arrivata adesso la comunicazione di Zero Calcare? Io non so la verità, non so cosa c'era nella sua testa, se l'aveva preventivato da 100 giorni o cose così. Secondo me potrebbe esserci stata un'indecisione che poi con gli ultimi eventi è diventata davvero difficile e quindi magari una sua scelta differente sarebbe risultata come incoerente. Io ora vi parlerò della sua scelta e molti sui social, per esempio su Twitter, parlavano di come la sua scelta fosse stata polarizzante. Io credo che queste scelte di questo tipo, il boicottaggio, diciamo, a grandissime linee, che secondo me questo non è proprio il caso, non servono a niente direttamente, è come quando vi parlo io, che ne so, del boicottaggio di Polanski che faccio io, non ha una risoluzione diretta. Io non farò fallire Polanski perché io non gli compro 5 euro del biglietto, è logico che non c'ha questo obiettivo, il prendere una posizione in queste situazioni, ma come vi dicevo, tutti noi siamo personaggi politici, nostro malgrado a volte, involontariamente o meno, le nostre scelte sono politica. Se dove andare in vacanza diventa una scelta politica, dove comprare, se comprare, che ne so, la marca che sfrutta le persone e lo sai, se compri la marca che è quest'altra cosa che magari ha causato, ha licenziato senza, lasciato senza una lira i lavoratori che stanno scioperando e hanno mandato lì la polizia per picchiarli, se comprare questa marca che sai che il proprietario ha fatto picchiare i lavoratori, se comprare quest'altra marca ancora che sai che è uscito fuori che le sue fabbriche non mettono in regola i lavoratori. I soldi, in America parlano, dicono parla con i tuoi soldi. Se voi continuate a guardare i miei video, io continuo a fare questo lavoro e non state direttamente cacciando i soldi. Però, se io iniziassi a dare i soldi a un'associazione che fa gli sgambetti ai bambini e
e io gli do i soldi, questi quindi vanno, viaggiano per il mondo per fare il video, per dare lo fare lo sgambetta ai bambini, io sto sostenendo questa cosa. Se sono un personaggio vagamente famoso, diciamo così, tanto che mi hanno invitato, io, dipende, o mi presento come assolutamente opposta a questa idea, cioè se domani io sono una persona a favore della possibilità dell'interruzione di gravidanza, quindi che ogni persona debba avere la possibilità di fare questa cosa. Se domani Provita mi invitasse o ci fosse una cosa sostenuta da Provita, io avrei delle scelte da fare. O parlo e dico, io vado lì, però io non sono d'accordo con Provita, perché sì, cioè io sto alimentando, dando aiuto a questa cosa, a questa manifestazione che magari è sul cinema, però quella cosa non mi rappresenta. È un po' come se, non lo so, un gruppo razzista, dichiaratamente razzista, che vuole, minaccia di fare del male a tutte le persone non bianche, pubblicizzasse o patrocinasse un film. Io onestamente non andrei a vedere quel film, magari è bellissimo, questo non, ovviamente non potrei parlare della qualità di quel film a priori perché sarebbe una bugia, però io mi sentirei di dirvi andate a vederlo, io mi sentirei di parlarvi di questa cosa e darvi un quadro completo e poi lasciare alla vostra discrezione, alla vostra sensibilità, alle vostre idee. E non è questione di siete brutte persone se ci andate lo stesso, è una questione di priorità, come vi dicevo. La priorità è che magari alcune persone fanno della loro priorità i diritti degli animali, oppure ancora altre magari l'ambientalismo, altri i diritti delle persone, magari quindi tentano di comprare cose etiche per salvare le persone, altri diventano vegetariani per tentare di tutelare persone e magari anche animali, e non è che una è migliore dell'altra. Vi dico, quando si entra all'interno del mondo dell'attivismo diventa molto più complicato, non è più semplice. Diventa più complicato perché in un certo senso non sei mai abbastanza, perché o fai una cosa o fai l'altra, scontenti sempre qualcuno o l'opinione di qualcuno e ci sarà sempre qualcuno per cui tu non fai abbastanza. Quindi è una situazione molto complicata a priori, che ovviamente non vuol dire chi se ne frega di tutto, vuol dire che se tu hai a cuore qualcosa devi mantenere fedele a te stesso, nei tuoi ideali e nelle tue motivazioni, a prescindere dalle imposizioni esterne. Parlare però della questione non c'è mai un male per questa cosa, perché magari qualcuno potrebbe non aver notato delle cose, cioè un po' come se io vi dicessi, mi ricordo che era, questa cosa per esempio era un grande tema all'epoca di YouTube, del make-up tanti anni fa, ovvero quando all'interno di un prodotto c'era per esempio un certo tipo di, non lo so, di silicone che all'epoca si credeva fosse pericolosissimo per la pelle. Le persone che sponsorizzavano per esempio Labello venivano fortemente criticate per questa cosa, che avevano sponsorizzato il Labello, perché all'interno c'era il petrolatum e la gente lo aveva fortemente demonizzato e quindi percepivano la sponsorizzazione di quel prodotto come una cosa brutta. Chi ne parlava gli dicevano, ma tu hai visto che c'è questo all'interno degli ingredienti? Qual è la soluzione? Io non vi sto presentando soluzioni, vi sto semplicemente spiegando come questo contesto esiste e non è che l'ha creato Zero Calcare. Questo contesto di richiedere agli influencer un certo tipo di credibilità politica c'è per via di un'altra questione, per via del fatto che molti politici sono diventati influencer. La divisione è diventata totalmente tolta. Prima con Obama, la cui campagna presidenziale inizia esattamente come il lancio di una pop star di internet, e successivamente con Donald Trump, che inizia a parlare via Twitter di quello che pensa, roba così, come una sottoscritta che gli parte a brocca. Questo, unito anche alla totale mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni, dove le persone hanno sempre meno fiducia dei governi, della legge, sempre un'opinione più negativa della politica, fa sì che le persone indirizzano il concetto di salvezza e tutta quella credibilità che anziché darla ai politici, magari la si dà a attivisti, a personaggi sul web. È giusto? Io vi direi, secondo me è molto pericoloso perché nessuno è all'altezza di una cosa del genere in un contesto in cui tu devi lavorare con quella piattaforma, sei soggetto a algoritmi, hai un personaggio e tutte queste cose. I politici devono fare i politici, esattamente come gli influencer non possono fare i giudici, non di X Factor, ma giudici politici. Quindi è inevitabile una cosa come questa, che
possa diventare pericolosa. Però al momento è così. Al momento c'è proprio una sorta di culto, è ritornato molto di moda, per esempio, il concetto di fandom. I fandom che sono fortemente seguiti, che si organizzano sul web, hanno un potere che va anche oltre le campagne di marketing. La prevendita di biglietti del concerto di Taylor Swift, che ha una fanbase enorme, ha polverizzato progetti Marvel. Idem per quanto riguarda le cose di BTS. Perché? Perché le persone stanno rivolgendo tutto il loro investimento emotivo non verso figure politiche che ormai sono onestamente non all'altezza né morale né di capacità, ma verso altre persone che ritengono più attendibili, più affidabili e quasi più sicure, per assurdo, anche se ovviamente è un problema sociale che non posso risolvere né io né voi. In questo contesto, ovviamente, la figura di un influencer, che è anche artista in questo caso, diventa polarizzante, semplicemente perché apre il vaso di Pandora nel parlare di un discorso che la nostra politica non ha voluto trattare. Non c'è stato nessuno a livello politico che ha tentato di spiegare, che ne so, ai cittadini la decisione di astenersi al voto dell'ONU sul cessate il fuoco. Non c'è nessuno che ha parlato, che ne so, non lo so, del popolo, perché una di entrambe le parti, delle persone rapite o delle persone che stanno subendo i bombardamenti. Questa mancanza proprio di comunicazione fa sì che le persone riversano la voglia anche di informarsi altrove. A volte è anche sbagliato, come vi dicevo, io per evitare questa cosa non so io la fonte di informazione. Però dice lunga di quanti problemi ci siano a livello sociale. E proprio per questo entra a gioco Zero Calcare e apre la discussione. Apre la discussione che diventa uno spunto per informarsi, ma anche per vedere a livello di priorità di ognuno dov'è che esprimersi per questa questione, prendere una posizione diventa fondamentale. Ci sarà sicuramente una cosa di influenza, quindi lo fa lui, forse lo faccio anch'io perché fa la cosa giusta, eccetera, eccetera. Che quello va a capire dov'è, cioè va a capire se quella persona che ha fatto così ci crede veramente, si vergognava a prendere questa posizione oppure non si era accorta. Non lo so, cioè staremo qui a parlare di supposizioni assurde per secoli. Io però ho apprezzato molto la posizione Zero Calcare perché da nessuna parte chiede una chiamata alle armi. Non chiede dovete fare come me, anche se inevitabilmente sarà questo il messaggio per via dell'influenza. Un influencer è qualcuno che influenza. Però ho pensato sinceramente alla cosa di non condanna. Il boicottaggio è e deve rimanere una cosa personale, non deve esserci l'obbligo nel dire ok, se tu invece vai a vedere Polaschi sei una merda. Non è così, non è questo, è una cosa per valori personali in cui ovviamente lo dici non per cambiare le cose ma per cambiare il dialogo sociale e aprire un discorso. Zero Calcare quindi dice, senza troppi giri di parole, purtroppo il patrocinio dell'ambasciata israeliana su Lucca Comics per me rappresenta un problema. In questo momento in cui a Gaza sono incastrate 2 milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo, dopo oltre 6.000 morti civili, uomini, donne e bambini affamati e ridotti allo stremo in attesa del prossimo bombardamento di invasione terra, mentre politici sbraitavano in TV che a Gaza non esistono civili e che Gaza deve essere distrutta, questo è stato, c'è cioè, un filmato per quanto riguarda l'ex ambasciatore di Israele in Italia che ha detto queste esatte parole. Parole onestamente che sono brutte a priori, a prescindere anche se venivano dette al contrario, erano parole disumane. Mentre anche le Nazioni Unite chiedono un cessato il fuoco, il minimo davvero che viene sprezzantemente rifiutato, per me venire a festeggiare lì dentro rappresenta un cortocircuito che non riesco a gestire. Mi dispiace nei confronti della casa editrice, dei lettori e delle lettrici che hanno speso denaro per treni, alloggi e magari per venire apposta. E anche per me stesso, perché Lucca per me è stato un gigantesco accollo, ma anche un momento di calore e di incontro. Lo so che quello sul manifesto è solo un simbolo, ma quel simbolo per molte persone a Meccare rappresenta in questo momento la paura di non vedere il sole sorgere domattina. Le macerie sotto cui sono sepolti i propri cari, la minaccia di morire intrappolati in quel carcere a cielo aperto, dove tanti ragazzi e ragazze sono nati e cresciuti senza essere mai potuti uscire. Sono stata a Gaza diversi anni fa, conosco persone che ancora ci vivono e persone che ci sono andate per costruire progetti di solidarietà, di sport, di hip hop e di writing.
Quando queste persone mi chiedono com'è possibile che una manifestazione culturale di questa importanza non si interroghi sull'opportunità di collaborare con la rappresentazione di un governo che sta perpetrando crimini di guerra in pregio del diritto internazionale, io onestamente non riesco a fornire una spiegazione. Non riesco nemmeno a dire loro del mio dispiacere di non esserci e di quanto questa cosa mi laceri. Se lo paragono all'angoscia, mi sento nelle loro voci. Ovviamente qui parla di una cosa sua personale, io che ne so, ecco. Però ovviamente vi dico, secondo me era una cosa prevedibile, ma non così tanto. È un argomento divisivo, come se ci fosse stato il patrocinio di Forza Nuova. Sarebbe stato un argomento molto divisivo. Credo che molti magari non ne avevano fatto caso, oppure semplicemente è diventato una di quelle cose che ti abitui, in un certo senso, perché tanto non ci toccano direttamente dentro casa. Ovviamente il fatto che siano successe negli ultimi giorni cose così traumatiche e disumane ha esasperato questa questione e l'ha resa imminente, non più una roba sullo sfondo, ma davvero imminente. Un po', forse posso farvi un esempio, qui in casa per quanto riguarda gli sbarchi. Quando ovviamente c'è un evento dove ci sono molti più morti rispetto al previsto, l'argomento ritorna caldo, anche se dovrebbe sempre esserlo, perché la tutela dei civili dovrebbe sempre essere una priorità per tutti i paesi. Lui dice, non è una gara di radicalità e da parte mia non c'è nessuna lezione o giudizio morale verso chi andrà a Lucca. Lo farà nel modo che ritiene più opportuno. Soprattutto non è una contestazione alla presenza di due autori del poster, Asaf e Tomer Anuka, che spero riusciranno ad esserci e che si sentiranno a casa, perché non ho mai pensato che i popoli e gli individui coincidessero con i loro governi. Questa credo sia stata una cosa giustissima da dire, non condannando nessuno che ci va, perché ognuno ha un mondo a sé stante, con sia questioni morali, ma anche semplicemente per necessità economica. Ho apprezzato anche l'idea di non ostracizzare le persone, perché non so, io non conosco così abbastanza i due fumettisti da sapere la loro visione su questa cosa, ma do per scontato che insomma siano persone. E trovo giustissima anche la specifica delle persone non coincidono con i governi, ovvero noi non siamo Salvini, gli altri non coincideranno con queste cose e ci saranno tante persone che sono inorridite dalle le azioni del proprio Stato tanto quanto persone esterne, ecco. Però anche noi abbiamo questo forse senso di impotenza quando il nostro governo ha parlato di lasciar morire le persone in mare. Non coincideva con la mia idea, però non c'avevo niente per poter cambiare questa situazione. Concludo dicendo, spero che un giorno ci possano essere anche i fumettisti palestinesi che al momento non possono lasciare il loro paese. Credo si riferisca qui a una cosa, però correggetemi, per quanto riguarda i problemi con il visto. Però correggetemi, tipo che se vai via non puoi ritornare, però non sono abbastanza informata, quindi verificate voi se questa è una informazione attendibile o meno. Io ve la sto presentando come una cosa che mi sembra sia così, ma non ne sono certa e non c'è nessuna credibilità, quindi credo che questo sia il contesto. Io onestamente non credo che sia una cosa divisiva questa di Zero Calcare, credo che sia semplicemente un'idea e una posizione morale che diventa civile all'interno di un contesto che non è semplicemente morale ma concreto, dove ci sono, che ne so, soldi, cose così. Se voi comprate che ne so, qualcosa che sapete sia rubato, è un atto materiale e civile. Se voi comprate qualcosa che sapete è stato fatto con il caporalato, è una questione morale e civile. Ovviamente quando si parla di boicottaggio ci sono sempre le persone che dicono sì, ma ci sono persone che perderanno il lavoro, tu quindi stai condannando queste persone. No, realisticamente un boicottaggio raramente ha un effetto così incisivo su qualcosa. Il boicottaggio di Polanski, il fatto che i suoi film vadano male principalmente perché fanno schifo, non sono più ai livelli di una volta, non perché la gente abbia un bilancio morale così alto. Quindi sì, capisco che tante persone devono cosare, però non è che io mi devo sentire in colpa, che devo andare, che ne so, a supportare tutti i dittatori che conosciamo, magari roba così, o comprare cose dalla Corea del Nord per aiutare i civili nordcoreani. Non funziona proprio così, ecco, semplicemente i boicottaggi sono di facciata,
che detto in maniera non negativa, ma semplicemente hanno l'obiettivo di portare sul tavolo una discussione che magari alcuni non stanno trattando o secondo altri non stanno trattando nella maniera giusta. Quindi questo era semplicemente il contorno. Zero Calcare nasce da un contesto molto vicino, per esempio, a ambienti femministi, inclusivi e dei diritti umani. È sempre stato così. Gran parte del suo pubblico, il suo primo pubblico, non è il pubblico di Netflix, ma è proprio persone che veramente andavano a litigare con i fasci qua a Roma. E quindi non mi stupisce che lui abbia un forte senso di devo dare qualcosa a queste persone, devo far vedere che effettivamente ho a cuore questa cosa. Devo dare una scossa, e la scossa non è tanto non andarci, ma la scossa è aprire questo discorso. E sicuramente chi si mette a minacciare le persone che ci vanno non ha capito la situazione. Secondo me quello crea più chiusura che altro, vi dico la verità. Secondo me, però io non sono una psicologa, quindi che volevo dire. Credo però che sia molto utile parlarne, soprattutto in un contesto in cui gli influencer ingiustamente hanno quasi il ruolo di politici e i politici hanno il ruolo di tredicenni con un cellulare in mano. È molto pericoloso il silenzio, a volte è pericoloso parlare male di temi molto delicati, però secondo me portare un argomento, portare una riflessione e spingere le persone ad approfondirlo, sperando nelle maniere più neutre possibili, ovvero tentando di vedere entrambe le situazioni e poi farsi una propria idea, è sempre una buona cosa. Il sapere è sempre una cosa positiva e tentare anche in un contesto sociale come questo, dove siamo totalmente desensibilizzati, dove sì, vabbè, ma questo è fatto da schiavi, questo è fatto da quello, quello va dal negozio, c'è la commessa che viene schiavizzata, sottopagata, va dal bar, c'è la barista poraccia che lavora lì 10 ore al giorno per 300 euro in nero. In un contesto dove siamo abituati alla perdita dei diritti umani civili, secondo me un ricordarci che possiamo almeno parlarne e ribadire quanto determinate cose siano sbagliate, secondo me è sempre un bene, certo, con i toni giusti, ma io onestamente credo che in questo caso siano stati giustissimi e non contro le persone, ma più che altro una riflessione per quanto riguarda l'idea e la tutela dei diritti umani. Questo era tutto, spero sia stata una riflessione interessante per quanto riguarda alcune cose. Mi sento molto a disagio, però mi sentivo anche molto a disagio in colpa nel non parlare di queste cose. Vorrei fare molto di più, ma non sono in grado, non ho la credibilità per fare di più e quindi sto tentando di informarmi il più possibile e supportare chi ha più credibilità di me in questo contesto. Quindi questo è tutto, grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video, se sei rimasti fin qui. Lasciatemi qui sotto, che sarà un video complicato. Qualcosa a tema zero calcare, ecco. Non so cosa, vabbè. Oppure scrivete zero calcare. Ferro da stiro. Nella mia mente zero calcare mi fa pensare solo ai ferri da stiro. Va, vabbè. Ciao.